Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata di Balconi TV Trento. Io sono Jenny e oggi dal Rifugio Bindesi ho il piacere di ospitare Afles. Vi lascio con il suo brano Umano come tutti gli altri. A base maestro. Visto che c'è un po' di intro, ne approfitto per dire che questa canzone è presa da Non Producer Mixtape, che è uscito il 20 settembre, quindi poco tempo fa alla fine. Voluto diventare grande, rimanere adolescente, era allettante. Poi mi sono risvegliato, maturato, senza che qualche senso si palesasse. Si pensa che sia facile l'autonomia, tutto bello ed il tuo cervello pensa al successo. Poi maturi e capisci quanto sei fesso, il mio soprannome doveva essere questo. Aspettiamo con una maschera al volto la fiducia di qualcuno che ci dà ascolto. E se questo non arriva, pensiamo sì al mondo. Non potremmo avere più torto. Io penso soltanto che per avere dovresti dare te. Per cadere dovresti amare le persone che ti circondano senza perché. Il mondo va male per l'odio, mentre litighiamo col vicino su. Tutti cercano un lavoro, ma va bene solo in ufficio. Il mondo va male per l'odio, mentre litighiamo col vicino su. Tutti cercano un lavoro, ma va bene solo in ufficio. Sei quei discorsi, quando saremo grandi, i grandi li hanno già fatti. E quelli che si sentivano così importanti, o hanno i contanti o sono spinti ad odiarsi. Per me il gioco non vale la candela, preferisco il vuoto per una sera. Seppellisco solo, fermo come una meba, è peggio che lavorare in miniera. Capisco che sia la mia opinione, ma d'altronde questa è la mia canzone. Vorrei condividere la mia visione, adesso che sono positivo e vivo con l'amore. Ogni giorno mi sento ignorante e per quanto studi lo sono lo stesso. Non è di un gruppo che voglio fare parte, io voglio fare parte di tutto il resto. Il mondo va male per l'odio, mentre litighiamo col vicino su. Tutti cercano un lavoro, ma va bene solo in ufficio. Il mondo va male per l'odio, mentre litighiamo col vicino su. Tutti cercano un lavoro, ma va bene solo in ufficio. La vita ci ferisce, che ci vuoi fare? Puoi dormire, ma ti dovrai alzare. Sono più belli doni, felici risate, ma non tutti i giorni sono Natale. Poi conta anche il modo in cui ti approcci, la serenità parte da oggi. E prima di contare le persone su cui conti, conviene capire per chi tu conti. Ho sbagliato tanto e sono arrivato tardi, ma adesso un altro anno per riprovarci. E sbaglierò di nuovo, che posso farci? D'altronde sono umano come tutti gli altri. 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 Grazie. Grazie dell'ospitalità a voi. Tu sei trentino, vero? Sì, trentino doc. Da quanto rappi? Rappo da un po' di anni, diciamo 3-4, sì. Come è iniziata la tua passione? Ma in realtà la mia passione inizia prima per la musica, da inizio tipo a strimpellare la chitarra verso gli 8 anni. E poi comincio a scrivere verso i 9, ma cose un po' ridicole. E piano piano comincio a sperimentare i vari generi e arrivo al rap. Il tuo nome d'arte, Afles, da cosa viene? Il mio nome d'arte è una catastata di lettere casuali all'incirca, perché... vabbè, A di Antonio, F di filosofo, perché in quel periodo mi chiamavano così in alcune parti, allora ho preso quello, insomma, cioè proprio inventato da sedicenne. Poi la L di Lorenzin, il cognome, e la E e la S sono arrivate poi. E diciamo che gli dà sonorità.
perché sennò aflo. No, aflesmo, ok. Di solito come scrivi i tuoi testi? Da solo? Con una base già preparata? Solitamente scrivo con la base, perché mi piace un sacco tipo sentire 20 volte anche la base, capire quello che esprime a me e cercare di esprimere esattamente quello, cercare di attaccarmi alla base, non svicolare troppo, insomma. Rappi da solo o di solito ti fai accompagnare da qualcun altro? Solitamente rappo da solo, ma più che altro perché sono un fiume in piena. Difatti anche quest'anno ho pubblicato 3 lavori diversi, però alle volte mi capita appunto di fare cose con altre persone, solitamente con Bran, che saluto, e con cui ho fatto anche un EP quest'anno. E per i tuoi brani dove li possono scaricare? E i brani sono praticamente tutti su YouTube, e da YouTube c'è il link che è su Mediafire, quindi bisogna proprio avere il link per riuscire a scaricarli. Quindi YouTube. Ti esibisci anche a Trento? Fai qualche concertino? Concertini capitano veramente pochi, perché sono veramente un orso. Come una gran parte dei trentini sono un orso, quindi sto a casa, non ho voglia di uscire. Però alle volte mi capita, soprattutto se mi viene proposto da altri, e difatti sarò a Rovereto e poi dopo andrò a Pergine, in teoria, il 13 novembre. Come rapper famosi a chi ti sei ispirato? In realtà a me piace ascoltare e continuare a cambiare artisti. Difatti non ho mai avuto un vero rapper preferito, né un artista di per sé preferito, perché c'è qualcosa che mi manca per riuscire ad apprezzare fino in fondo un determinato rapper e dire quello è il mio rapper preferito. E come ho scritto in una canzone, spero di riuscire a diventare il mio rapper preferito. Cioè, è per questo che alla fine faccio questa cosa. Mi fai quel pezzettino di Pippo Baudo? Ah, ecco. A fine 2015 è uscito un pezzo che ha un ritornello che fa all'incirca così. Pippo Baudo, Pippo Baudo, io nel dubbio, Pippo Baudo. Bellissimo. Qualcos'altro da dirci? No, però cercatemi su YouTube, dai, che ho fatto un bel po' di cose quest'anno. Addirittura 30 tracce. Questo è un obiettivo che mi piace aver raggiunto, insomma. I video li hai fatti? Sì, ho fatto 2 video, forse non saranno gli ultimi di quest'anno. Comunque sono appunto sul mio canale e sono Cosa sto dicendo parte 2 e Fammi un fischio. Ok, grazie mille per esserci passato a trovare. Grazie a voi. Noi ci rivediamo ad una prossima puntata di Balconi TV Trento. Continuate a seguirci, ringraziamenti vanno sempre all'area e a quelli che ci ospitano nel Rifugio Bindesi. Ciao! Balconi TV.